Con oltre 70 minuti di ritardo, questa mattina si è insediato il nuovo presidente del Tribunale di Vibo Valentia. Si tratta di Antonio Erminio Di Matteo, proveniente da Napoli, dove ha svolto il ruolo di giudice di sorveglianza. Nato a Cittanova 60 anni fa, inizia la sua carriera di magistrato nel 1997. Nel 1993 diventa procuratore di Cetraro e in seguito a Paola. Dopo viene nominato giudice al Tribunale per i minorenni di Firenze. E nel 1997 passa al Tribunale di Salerno come giudice, per poi arrivare come consigliere alla Corte d'Appello, sempre nella città di Campana. Dal 2014 è magistrato al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. È una bella scommessa, perché è la prima volta che esercito funzioni direttive che hanno delle peculiarità, delle difficoltà, e quindi è una bella scommessa in un contesto difficile, inutile. Io sono calabrese, sono cittadino calabrese, quindi conosco i fatti, conosco anche le persone, la specificità del territorio vibonese magari mi manca, ma penso di non dover far fatica su questo a conoscerla appieno, diciamo, ad approfondirla, soltanto è difficile. Ad accoglierlo non solo i colleghi magistrati, ma anche i rappresentanti degli avvocati, che nei loro interventi hanno puntualizzato alcuni concetti che nel contesto odierno meritano maggiore attenzione. Nella mia vita ho avuto sempre attestazioni di stima, ora non per dire, però mi sono sempre trovato abbastanza bene. È chiaro, poi ci sono gli incidenti, succede, però non ho mai avuto questo problema. Io spero di non averlo qua, davvero. E sono assolutamente d'accordo sul fatto che le prassi virtuose che sono state indicate negli interventi dei rappresentanti dell'avvocatura vibonese sono quelle che, alle quali anche la mia generazione di magistrati è stata educata. Quindi spero di costruire un buon rapporto, ma non solo con gli avvocati, con tutti, con le persone. E questo è un territorio dove c'è una forte domanda di giustizia, un forte bisogno. E quindi io spero di essere all'altezza. Ora è venuto il momento di dimostrare che uno è capace di essere all'altezza. Speriamo bene.